Alan? Saga, I finished it. The ending we talked about. I have the clicker and the bullet of light. Let's do this. I have to be the one to do it. I feel like I've always been on this journey. Okay. It must end here, this darkness. What lies under the surface now shifts. A play of shadows catching my eye, thrusting my face into the water. He's here. It's shockingly cold, past the mirror of the surface. And I will see. Casey? The end. Scratch! Now! A white searing light of truth that for a flash pierces the shadows and reveals the hidden horror. And in that moment of silence, the whispered message finally heard. Nothing waiting to be revealed. The play of shadows fooled us all, subterfuge to get our price of admission. Darkness not as a monster, but as emptiness. We're none the wiser. No answers, no truths. The hero turns to look inside, is destroyed by what he sees, and is redeemed. Saga said we're both heroes. I'll pay that price. So will she. We are here to kill the monster. I pray nothing comes after this. Nothing with sleep. This is how we win. Is it too easy? What if this is still the dark place, another dream to wake up from, always coming back to the beginning? The memory of what came before burned away by this terrible realization. Maybe it's a mercy, forgetting, to know nothing when we loop around, back to the... Over. Anderson. Non lo sapevo mai. Vabbè, posto. Fino così. Ma dirà confusionaria, lasciando dubbi, incertezze. Chissà se, chissà se è tutto tornato alla normalità, insomma, un po' così, così. Peccato, peccato, aspettavo un finale, non dico più lineare, ma più chiaro, più chiaro. Così c'è stato, no, c'è stato inizialmente, prima della... qualche secondo prima della scena finale c'è stata la fine di Graffio di Scratch. Per poi capire come, insomma, ho più volte pensato e anche detto che in realtà erano sempre la stessa persona, che è evidente il problema era Alan. E che evidentemente andava fermato. Da questo lato con quel proiettile di luce che poi abbiamo visto brillare nella fronte di Alan Wake, c'è stato l'impatto, c'è stato e quindi è stato usato, per cui alla fine Alan è stato sconfitto, perché era lui il mostro di tutto questo casino. Quindi, purtroppo, perché è impazzito perché la moglie giustamente è stata, no? È stata lei che, diciamo, ha provocato la follia di Alan. Sì, però si diceva che
in realtà è la moglie che si è suicidata per colpa di Alan. Non si è capita quella parte lì. Ecco, lì almeno lì capire come sono stati fatti. Tutto un po' così, a cazzo. Alla fine sono lasciato un po' tutto a cazzo. Lo capisco. E quindi il finale va interpretato molto, ma molto, molto, molto. Non so sinceramente se possa essere questa la spiegazione, ma è probabile, che la follia di Alan sia dovuta o alla morte della moglie, che però evidentemente diciamo è stata causata o da Alan stesso o da qualche altra cosa, ma che comunque ha poi generato definitivamente Scratch, oppure Scratch già era, diciamo, dentro di lui, già era nato prima che la moglie succedesse, però poi ci manca, come dire, il motivo, no? Per cui questo Scratch è nato. Ed è nato perché è evidente che c'è stato un evento scatenante, e l'evento scatenante, cioè, secondo me, è stata la morte della moglie. È evidente. O il fatto che lui non potesse più non avesse più voglia di scrivere. Non lo so, vediamo se c'è una scena post credit. Spero. Vediamo. Oh. Mi tolgo le palle. This part is just for you. After the haunting started, I got in touch with an organization that was still looking into what happened in Bright Falls. I went to their offices and something happened there. After I got home, I could suddenly remember everything. I remembered being trapped inside that lake. A dark ocean with echoes of myself. My fears, my photos. Inside a dark tide of madness. The same events and images looping again and again. And then I saw a light. Your light. You dove in just as I swam out. You never drowned. And you're still there reaching out. That is what the haunting is. I can see you because I've been there too. I chose to come back to the dark place. That is why I put on this exhibition. I had to mislead you so that I could get you to where you needed to be. The only way out of your loop is destruction or ascension, light or dark. And we've covered the destruction part many times over. And we're getting to the ascension bit by bit. Time means nothing here. You'll still need to go through the loop. But I will keep showing you the images you need to see, the light you need to see, until you're ready. Alan. I think we're getting close. Wade? It's not a loop. It's a spiral. Ah, ecco perché sta frase che leggevo così era un po'. Non dico che il secret ending, un po' secret ending lo è. Da rivedere, da capire, da analizzare, così non riesco a trarne delle conclusioni lucide. Ho la sensazione che mi sono sfuggiti tanti pezzi, vabbè, un po' sottovalutato, non è quello il discorso.
sopravvalutate su certi aspetti, sottovalutato su altri, ma nel complesso quello che posso dire è che alla fine la follia è partita dalla moglie in qualche modo. Però detta così ma è una stronzata, e non lo so. Lo so, è un'opera, insomma, un'opera di, possiamo dirlo, di pippa mentale totale su tutti i fronti. E poi in qualche modo possiamo dire che l'opera è un'opera importante, però non è di facile comprensione. E forse è un'opera che è un videogioco, ma che forse non dovrebbe manco essere un videogioco da un certo punto di vista, che è un complimento, perché è qualcosa che trascende i videogiochi. E qui forse c'è l'opera, insomma, un attimino, non dico la perfezione, ma quasi. Però di fatto alcune parti non mi sono piaciute per niente, assolutamente. Lente, macchinose, perché il focus è la narrazione, molto più che quasi il gameplay a volte. Però non lo so, credo che sia volutamente troppo macchinoso per essere quasi incomprensibile, per uscire fuori, no, come un quadro di Picasso che tu lo guardi e pensi di averlo capito e poi non l'hai capito. Quindi, per quanto magari sia semplice o complesso che ti si voglia, però è volutamente macchinoso. E lo capisco che doveva essere qualcosa che andava al di là dell'opera ludica normale. Capolavoro da rivedere, non da rigiocare, non ho intenzione di rigiocarlo, ma da rivedermi. Mi andrò a rivedere i miei gameplay cercando di capirci qualcosa in più, che mi dispiace che mi sono sfuggite delle parti che secondo me, non dico che erano importanti, però insomma magari mi davano un senso, perché è un senso di vuoto, ecco, un senso di di smarrimento voluto, non di follia. Cioè, pensavo che a un certo punto questo gioco ti portasse, no, verso la follia. E cioè, se era questo l'intento, no. Il mio sforzo è quello di capire il senso di questa roba che ho fatto, al di là del gameplay, che può piacere o non può piacere, e di darci un valore aggiunto. Il mio valore aggiunto non è semplice, eh. Quello che posso dire è che sicuramente la moglie di Alan Wake ha un ruolo fondamentale in tutto quello che è successo. Poi Saga è effettivamente una persona vera o il frutto della fantasia dell'autore? Vedendo la fine, mi viene a dire, non esiste Saga, perché di fatto Alan Wake alla fine si è svegliato, non era morto. Per cui, quindi, cioè, se vogliamo andare a ricostruire le cose, se la parte, diciamo, l'ultima parola è quella più importante, allora Saga non esiste, e dà senso. Ciò che è reale, ciò che non è reale, è qua, è complicato, è nulla reale, tutto è reale. Ecco, mi vado a prendermi un attimo, no, all'Assassin's Creed, che sarà il prossimo titolo che farò, che continuerò. Però tutto è reale, nulla lo è, e in questo caso è proprio rispecchiato fino alla fine, perché cosa è reale, cosa non è reale. Insomma, già il fatto che, no, sto Scratch alla fine non è reale, perché è evidente che è la stessa persona.
È un'opera importante che fa capire le cose? Sì, è un'opera che però ti destabilizza volutamente per cercare di poco, non dico la supercazzola perché sarebbe offensivo verso un'opera del genere, ma è un'opera che effettivamente dà qualcosa in più alla narrativa horror? Sì. L'horror è quasi una scusa per arrivare a un thriller, qualcosa di psicologico, che però sinceramente, e questo lo dico con molto rammarico, alla fine non mi ha dato emozione. Ero stanco, volevo capire, però che il fatto che, e questo è grave, che morisse Saga o morisse Alan Wake non me ne fregava proprio un cavolo, non me ne fregava niente, non me ne fregava assolutamente niente, volevo solo capire qual era la realtà, e non c'è stata detta. Forse la realtà è che non c'è nulla, è che lui è uno scrittore che si è inventato tutto, quindi rimane tutto appeso, cioè ci potrebbe essere un Alan Wake 3 che ricomincia da qualsiasi altra cosa, che ricomincia addirittura dal primo, dicendo che c'era la capa parte, che la parte seconda in realtà era tutta inventata, per cui può succedere, potrebbe veramente, cioè in qualche modo, questo fosse la critica che faccio, una mancanza di coraggio secondo me verso il finale, come tante opere, questa è un po' più in alto, già molto più in alto, però una mancanza di coraggio secondo me per non definire un finale, per dare un po' dei cliffhanger, no? Alan Wake è morto, Alan Wake non è morto, per cui quella è la realtà, quindi cioè mischiando le carte o mischiando le sequenze si può interpretare come si vuole il finale. È questo che volevano gli autori? Sicuramente. È questo che volevo io? No. Perché a me piacciono i finali aperti, ma purché abbiano un senso, un minimo di senso, no? Non lo so. Troppo, troppo cervellotico e va bene, ma un horror che non ci ha fatto capire quasi niente alla fine. Non ci ha dato delle risposte vere. Non è stato chiaro. Continuava a squillare il telefono lì con Saga. E perché? Perché ne esiste Saga? Che la bambina non esiste? E perché la scrittura di Alan era quello più importante. Se dall'inizio alla fine la scrittura di Alan era fondamentale, al di là di Scratch, non Scratch, e del dualismo fra lo scrittore buono e lo scrittore cattivo, di fatto mi sento di dire che da questo la voglio vedere così, perché così la voglio vedere, perché per me avrebbe un senso, se no il mio senso è quello che lo scrittore è l'unico che esiste. E che aveva bisogno di alcuni personaggi per poi uscire evidentemente da qualcosa che è successo prima, e quello che è successo prima in realtà c'è stato anche raccontato, cioè no, la moglie, il suicidio della moglie, per me quello, per esempio, quello per me è un evento che è reale, cioè reale, perché darebbe un modo e un motivo per tutto il resto, per la fantasia, un disperato tentativo, lo vedo come un disperato tentativo dal punto di vista narrativo, esclusivamente narrativo, un disperato tentativo di Alan Wake di riuscire a far rivivere o di far rivivere la moglie, che è un'ipotesi azzardata, o una conseguenza del dolore, della follia che ha portato questo evento. Perché nessuno l'ha mai messo in dubbio, è stato messo in dubbio che esisteva Saga, che non esisteva Saga, che Saga avesse un tipo di vita, che la figlia fosse viva o non fosse viva, che insomma, no, di dove era nata o non era nata, dove era vissuta o non era vissuta,
ma non si è mai messo in discussione, mai, manco una volta, che la moglie di Alan fosse, diciamo, che non esistesse. Questo non è mai stato messo in dubbio, e tutto ciò che è successo porta a pensare che il motivo vero di tutto quello che abbiamo visto è la follia di Alan, che evidentemente è dovuta a quello. Poi, andando a rigiocare il primo, andando a rivedere, cosa che ho sbagliato, lo ammetto, andando a rivedere il primo, magari si potrebbe o confondere ancora addirittura, insomma, per quanto sia quasi impossibile, andarla a rendere ancora più complicata, però si potrebbe o complicare o forse semplificare, dando una direzione, una spiegazione. Insomma, non è così. Ringrazio la possibilità di velocizzarla, grazie, anche perché, insomma, non è che mi sto inventando le cose, sto riflettendo a voce alta, perché parte mi ha deluso, parte no, ma da un punto di vista emotivo ormai erano molte puntate che non avevo più emozioni. Già i jumpscare non mi facevano più un caso in cazzo. È andato scemando, quello che è l'emozione che all'inizio provavo per questo titolo, perché ho capito che alla fine era probabile che non si arrivava a niente, e purtroppo è stata confermata cioè all'inizio ho detto no, è banale, dammi qualcosa di più, e poi mi ha dato troppo. Cioè, prima c'era una specie, non dico di finale, ma mi sembrava che è là, vabbè, sono stato fregato, ok, non era quello il finale che stava accadendo. Meno male, perché lì proprio mi avrebbe proprio fatto incazzare. Ma allo stesso modo, comunque, non mi ha emozionato. Perché non mi ha emozionato? Colpa anche mia, sicuramente, la fretta di finirlo, tutto il resto. Ma fondamentalmente le cose sono andate insomma, dal fatto che Scratch era lui, dal fatto che la follia, insomma, era dovuta alla moglie. Poi il filmato della moglie che si uccideva mi ha dato la conferma, perché era un ottimo motivo per generare la follia, altrimenti sta follia da dove cacchio insomma, da dove era nata, no? Per cui tutte queste cose qua. Poi ciò che era reale, ciò che non era reale, secondo me volutamente non viene specificato, perché non si deve sapere, non si deve capire. Ed è un esercizio anche di stile sul gioco, un esercizio di stile anche dal punto di vista di quello che porta graficamente in piedi. Però così, molti penso che l'avranno proprio, come dire, l'avranno preso come una rivoluzione totale. E io sto a metà strada fra dire che figata, che bello, cosa bella che ho giocato, e però porca miseria, io l'avevo fatto finire prima. E purtroppo, cioè, per me nonostante tutto è durato troppo. Qua dice The Journey Through the Nights continuerà, per cui il finale allora era ed è chiaramente voluto così. Boh, posto, finito così. Che vedevo di un po' bruttina
sto finale così. Continuo a ripeterlo, non mi è piaciuto, perché non è né carne né pesce, è un cliffhanger enorme. Io chiudo qui il video, perché sennò altrimenti veramente mi porto al manicomio, e non per il gioco, ma perché continuo a parlare, non mi fermo più. Quindi poi si ripiamo tutto l'hard disk di robe che non andranno mai su YouTube. Un saluto a tutti da Italia, torniamo con titoli che fortunatamente sono giochi, e questo non lo è, nel senso che questo è una roba mentale, un trip. Questo non è un gioco, questo è un trip. Non deve essere preso come un videogioco, ma come un trip mentale in cui c'è anche gameplay. Se lo prendiamo così, allora questo è un capolavoro. Diversamente è una palla mega galattica. Lo so che sembra strano, perché sembra che dico due cose diverse, però così è. È un trip come trip va preso. È un esercizio di stile. In cui c'è tanta di lavoro grafico e tanta maestria, però diciamo finale da rivedere, secondo me da rivedere in tutti i sensi, da rivedere perché io l'avevi fatto, da rivedere per trarne, no, dico ok, per me il finale significa questo e basta. Detto questo, un saluto a tutti da Italia, avete pazienza, scusatemi, erano 7-8 puntate che ci stavo a pensare a sta roba, e il finale mi ha fatto esplodere un po' la testa. Però il fatto che mi ha fatto parlare, evidentemente qualcosa mi è piaciuto, un 8 glielo diamo, un 8 comunque, continuiamo a darglielo, ma non di più, perché non penso si merita un 9 e non penso manco un 10, un 8 meritatissimo, ma nulla di più. Un saluto a tutti da Italia, ciao.